Un bagno di folla per la tre giorni di Parco Jazz 2017 ad Altofonte, che ha raccolto circa 2000 presenze dall'intera provincia. Un successo senza precedenti per il comune palermitano, che si appresta a diventare palcoscenico d'autore per uno dei generi più apprezzati ed esclusivi. Soddisfatto il direttore artistico della manifestazione, Claudio Gianbruno. Non ho parole per poter dimostrare tutto l'affetto, la gratitudine e la felicità che ho dentro al cuore. Sono numeri importanti, imponenti, se pensiamo che tutto questo fino a 2 anni fa non era mai esistito. Abbiamo scritto la storia e continuiamo a scriverla. Kermesse con gran finale, congedata dal concerto del batterista Gianni Cavallaro, al quale è stata consegnata una targa alla carriera. Con i suoi 80 anni e l'argento vivo addosso, il musicista si è anche esibito al pianoforte. Ad accompagnarlo Vito Giordano alla tromba e Claudio Gianbruno ai sassofoni, Giovanni Conte al piano, Sergio Munafò alla chitarra e Riccardo Lobue al contrabbasso, con incursione finale del direttore artistico dell'associazione musicale Parco, Aldo Oliveri. Grande successo al termine della serata per la degustazione di sigari dedicata a tutti gli amanti del fumo lento, offerta dallo Slow Smoking Pipa Club di Palermo.